Te le sei godute le giornate di sole? Bravo! Beh, se non altro, appena comincio, passano le turbine a far casino. Beh, se non altro, il cielo grigio è coerente col tema grigio di oggi. Io alle volte, no? Sarà perché... forse perché sono vecchio, anche se non sembra, perché, insomma, modestamente sono ancora un figo. Però, alle volte, io quando vedo certe cose su YouTube, rimango proprio allibito, di sasso, proprio congelato. Mi fermo e penso, ma questo è realmente il pianeta su cui sto vivendo? No, mi rifiuto di crederlo. Cioè, ma come si fa? Sarà che, boh, come dicevo prima, sarò vecchio io e quindi crescendo mi rendo conto un po' del marcio che gira intorno, ma è strana sta cosa, veramente strana. Cioè, la gente che non riesce a ragionare con la propria testa. Allora, ci sono tante persone che non seguono il mondo di YouTube, ok? Soprattutto non seguono gli YouTuber, perché? Perché gli YouTuber, quelli più grossi, quelli più osannati, i big, che tanto sono sempre loro, vengono pubblicizzati in ogni angolo del pianeta con ogni tipo di pubblicità, ok? E molto spesso questi big hanno anche dei comportamenti abbastanza discutibili, ok? E anche se non rivolgono un messaggio diretto al pubblico dicendo voi dovete fare così, un messaggio velato tipo, boh, una battuta, no? Domani ci vestiamo tutti di rosso, brum, domani tutti di rosso, così. Il fatto stesso di dover prendere per forza come esempio uno youtuber, per me, è triste. Allora, vi spiego. Le persone, dicevo, quelle che non seguono il mondo di YouTube, non lo fanno in primis perché, grazie a questi comportamenti un po' discutibili, che poi i ragazzini più piccoli tendono a emulare, a imitare, a riproporre nella vita normale, i genitori vedono questo bambino che si comporta come quel personaggio, magari dice, sai, è un bambino, è una cosa innocente, gli passerà col crescere. E poi molte altre persone, vedendo che questi atteggiamenti continuano a essere sempre più popolari, o meglio, sempre più virali, dicono, ah, quindi questi sono i nuovi mostri, i nuovi fenomeni da baraccone, così ci chiamano, no? E purtroppo ci finisco di mezzo anch'io, anche se io non sono un big, un canale piccolo, e cerco comunque di avere una certa serietà, con la buona dose di battute, ironia, autoironia soprattutto. Cerco sempre di mantenere uno standard elevato e a considerare le persone che mi seguono come persone, non come bambini, non come idioti o imbecilli, come persone. Tra i miei iscritti, per esempio, ci sono anche delle persone che non hanno ancora raggiunto la maggiore età, quindi minorenni. Il fatto è che io, in qualità di youtuber, non me ne è mai fregato un cazzo di niente, di lanciare nuove mode, di... non lo so, di dire a te come devi vivere la tua vita. Io al massimo, se me lo chiedi, ti posso dare dei suggerimenti, cioè ti posso dare delle mie opinioni, se ci sono già passato, e dirti come l'ho affrontata io, però va visto anche lì caso per caso, insomma. Però imitare una persona che sta facendo, che è tra l'altro un personaggio di YouTube fatto esclusivamente per fare video e intrattenere la gente, io potrei capire se fosse un bambino delle elementari a fare una cosa del genere, sai, che ne so, quello dice kebab nel video, allora io saluto, invece che dire ciao dico kebab, no? Vabbè, ok, se tu fossi un bambino piccolo potrei capirlo, ma crescendo ci può stare come battuta, ma che tu lo faccia sempre comincia già a esserci qualche problema. Il fatto è proprio la mancanza di personalità che io non riesco a concepire. Per farvi un esempio stupido, no? La moda dei risvoltini, no? Che c'è, tante persone li criticano, però tante altre persone la seguono. Perché la seguono? Perché desiderano far sentirsi in un gruppo, far parte di qualcosa. E le persone che magari come me hanno uno stile suo particolare vengono messe da parte, vengono criticate, te vestito così dove vuoi andare, non troverai mai la fica vestito così. Cosa c'è? A te cosa? Primo, cosa te ne frega? Se per te rappresenta un problema, allora questa la dice lunga su chi dei due effettivamente è sullo scalino più basso, perché se una persona ha un suo stile vuol dire che ha anche una sua personalità. Io
È vero che gli occhiali così lo faccio principalmente per nascondere la fronte alta, lo ammetto, non mi piace avere la fronte alta, però mi piacciono gli occhiali da moto, è uno stile che poi io sono riuscito ad abbinare con vari cappelli, uno stile d'abbigliamento mio particolare, e comunque non mi faccio problemi a farmi vedere in camera per esempio con gli occhiali da vista, tante volte mi avete visto con gli occhiali da vista, cioè la mancanza di personalità può sembrare una cosa, come posso dire, aliena per chi è più piccolo, però crescendo, cazzo, ti fai le tue esperienze, ti fai le tue ossa, cioè non puoi stare tutta la vita a fare di. Allora ultimamente sta uscendo quella pubblicità di merda con quella rana verde che fa di così, no? Cioè, e qui si apre secondo me due categorie di persone: l'imbecille che andrà a fare di perché lo fa la rana verde, o quello più intelligente che guarderà l'imbecille e si metterà a ridere. Voglio, il messaggio che voglio trasmettere, io tante volte quando ho parlato di diversi argomenti, anche in modo diretto, cioè per fare un esempio, Mass Effect Andromeda non è un segreto che per me, cioè che mi fa cagare come gioco, mal pensato, mal strutturato, preso e messo in mano a un team che non ha mai saputo niente di Mass Effect e l'ha trasformato in un platform, cioè per me quel gioco non dovrebbe esistere. Ci sono tante persone che sono d'accordo con me, ma quando ne ho parlato ci sono state anche altre persone, tra cui altri miei iscritti, che non erano affatto d'accordo con la mia valutazione di quel gioco. E per quanto possa sembrare strano, io ho apprezzato di più i commenti delle persone che erano contrarie alla mia opinione rispetto a quelli che mi davano ragione a prescindere. Perché? Perché la persona che non era d'accordo con me, comunque nel suo commento, mi ha fatto capire che il discorso comunque se l'era ragionato, quindi ha una mente, una logica, un cervello suo, quindi non è una persona che sta attaccata al mio culo, ok? È questo che voglio farvi capire. Dovete ragionare con la vostra testa e non con il culo degli altri. Anzi, dobbiamo, mi ci metto anch'io. Ok? Perché io non è che sono superiore a voi altri, io faccio video così per divertimento, però io non sono superiore a nessuno. Il fatto che due persone possano pensarla allo stesso modo, niente vieta questa cosa. Una persona la pensa in un modo su un dato argomento, un'altra persona diversa la pensa allo stessa maniera e i due si trovano sulla stessa lunghezza d'onda, ok? Benissimo. Infatti è bello quando uno youtuber dice una cosa, l'utente che segue lo youtuber la pensava già prima alla stessa maniera, sente lo youtuber che comunque ci si trova come linea di pensiero e quindi lo sente più vicino a sé. Va benissimo, è bella sta cosa, però non solo con la marmitta distrutta, poi anche suona il clacson così per spregio. Lo scambio d'opinioni è una cosa bella, ma quando uno non ha un'opinione e segue un altro soltanto perché ha un po' più di fama, questo ti fa vedere che tu non ragioni con il cervello ma ragioni con il culo. E qui si potrei fare miliardi e miliardi e miliardi di esempi. C'è uno che ha un po' più di iscritti, quindi di fama, tra virgolette, dice una cosa e quella persona che lo sta ascoltando ci crede perché l'ha detta lui. Ok, potrebbe essere vero, però se te non vai a vedere la fonte, io potrei anche dirti che hanno testato la Red Bull su un asino e questo è iniziato a volare, però il governo non te lo dice perché vuole tenere segreta la cosa. Magari tu dici, allora gli asini volano. Cioè, ti rendi conto che è abbastanza ridicola come cosa? Una cosa che disse Favij, ora a prescindere lui il personaggio eccetera, però una cosa che disse Favij che mi fece riflettere fu appunto in un'intervista, lui disse: so benissimo di avere una certa influenza su chi mi segue, per esempio se io dicessi che il rosso fa schifo, il giorno dopo tutti andrebbero a discriminare il rosso, ok? E la mia domanda è perché? Ed è qui che io spesso e volentieri mi sembra di essere un alieno a questo mondo, perché questa è una realtà che non sento mia. Io non riesco a concepire una persona a cui sappia veramente fatica a ragionare col proprio cervello e andare dietro al culo degli altri. Occhio, perché se quello che
segui, caca, e te stai dietro con la bocca aperta, la merda ti va in bocca. Cioè, ragionaci. Perché che tu abbia 13, 14, 15, 16 anni, tu non sei scemo. Perché la gente non nasce scema. Nel caso, scemo lo sei perché lo sei voluto diventare. Ragazzi, c'è una cosa importante che dovete tenere conto. E quando devo iniziare a dire una cosa importante, passano motorini, apini, passa di tutto. Il fatto stesso che voi imitiate certi atteggiamenti di uno youtuber che voi seguite, e magari sono anche atteggiamenti discutibili, comunque il fatto stesso che voi lo state imitando non significa che in automatico ottenete il suo rispetto. Niente ragazzi, tutto quello che vado a dire è questo. Io non sono un... non voglio essere assolutamente etichettato come un... come cazzo si chiama, non mi fa anche schifo la parola, un influencer. Io dico, ragionate con la vostra testa, non con il culo degli altri. Se siete d'accordo con quello che dico io, bene. Se non siete d'accordo, me lo scrivete, si fa una discussione pacifica. E punto. Per almeno dimostrate di avere una vostra personalità, dimostrate di avere un cervello che funziona. Non di dire le cose perché l'hanno dette gli altri e magari non vi siete neanche andati a informare. Per questo che poi ci sono anche i bimbi minchia maggiorenni, che è la cosa ancora più grave dei bimbi minchia minorenni. Ripeto, imitare un personaggio famoso non vuol dire ottenere il suo rispetto. Un conto è se tu fai una battuta, un conto è se tu lo prendi come tuo atteggiamento da mostrare quotidianamente, vieni preso come un imbecille e nessuno ti crede, anzi ti insultano pure. Quindi cerca di valutarla questa cosa, metterla sulla bilancia. Mi conviene fare lo scemo tutto il tempo, imitare Tizio, Caio e Sempronio, o cerchiamo comunque di mantenere anche una certa decenza mentale? No? Anche perché poi questa gente qua, i big di YouTube soprattutto, però io te lo dico, tanto siamo fra me e te, non c'è, tutti gli altri YouTuber non sentono, però la maggior parte di questi qua non sanno neanche cosa vuol dire scrivere un curriculum, oppure farsi il culo ingollando rospi al lavoro facendo il cameriere, che tu non puoi dirgli vaffanculo tizio perché altrimenti viene licenziato, quindi devi stare zitto. Non sanno che cosa vuol dire gestire 700 comande in mezz'ora, capito? Cioè loro non, queste cose non le sanno. Quindi tu, seguendo queste persone, potessi trovarti anche addirittura a scrivere viva la fica sul tuo curriculum e consegnarlo poi a un titolare. Io te lo dico per te, perché è successa sta cosa, eh? True story. E vabbè, e la chiudo qua perché sennò veramente ci si apre, ci si scrive un film. Però morale della favola, ragazzi, io quando dicevo le cose, anche quando facevo video più diretti, che dovevo dire i miei pensieri, magari anche erano anche video sfogo, quello che dico molto spesso è: sono cattivo però sono giusto. Cosa voglio dire questa cosa? Che anche se una cosa a me non piace, mi fa schifo, cerco comunque di mantenere una certa obiettività. Per esempio, una cosa che a me piace molto di Andromeda, ritornando a quel discorso là, sono le musiche. Le musiche sono una di quelle poche cose che hanno azzeccato. Ma spero di aver inviato il messaggio che volevo inviare. Mi sono un po' legato anche perché ora c'è il vento, porca puttana. Prima c'erano gli apini, poi è passato il tizio che raccatta i rifiuti, poi c'è quella ragazza che si è parcheggiata lì, ascoltava quello che dicevo e mi metteva l'angoscia, poi c'era l'apino parcheggiato qua, adesso che sono andati via tutti, che è la conclusione del video, c'è il vento, no? Morale della favola, io te lo ripeto, perché so che te sei una persona intelligente, potrai seguire chi vuoi, cioè quello non mi interessa, sono scelte youtubare tue. Però il fatto che tu segui uno youtuber, nessuno ti costringe a imitarlo nella vita reale. Se tu hai una situazione familiare difficile, mi dispiace, perché certi genitori non sanno fare genitori e non sanno insegnarti a stare al mondo e a ragionare, quindi tu magari seguendo una persona simpatica pensi che imitandolo ti possa aiutare nella vita, ma non è così. Il fatto che tu imiti un personaggio di YouTube, lo ripeto per la terza volta, non significa ottenere il suo rispetto, né tantomeno renderti una persona più intelligente. Che l'intelligenza si guadagna in altri modi. Se la famiglia non è con te,
puoi benissimo diventare intelligente in altri modi. C'è della gente che dice che leggere fa male. Perché leggere fa male? Perché costa fatica. C'è gente che dice che andare in bicicletta fa male, perché è più bello avere la macchina, è più figo, è più maschio avere la macchina. Peccato che la scienza dica che, insomma, il movimento ciclomotorio faccia bene alla circolazione e al corpo. Questa cosa ovviamente non te lo viene a dire l'imbecille di turno, ma te lo vengono a dire quelli che l'hanno studiata la cosa. Ripeto per l'ennesima volta, ragionate con la vostra testa, vi prego ragazzi, vi supplico. Anche se non siete d'accordo con me, me lo scrivete nei commenti, Vrex, però ovviamente con i motivi, perché se mi dite Vrex sei un coglione punto, ti mando a fanculo. Però nel senso, se mi dici Vrex non sono d'accordo con te per questo motivo, se ne discute, nel senso, anche la discussione pacifica con una persona che ha una diversa opinione con la tua, mettete in gioco le vostre opinioni, vi scambiate le informazioni, e quello è un modo dio buono anche per crescere, per farsi esperienze. Io ragazzi, cioè, sul serio, non so più che altro tirar fuori. Cioè, se tu fossi qui per un momento su questa panchina, te ne potrei parlare anche fino a domani. Purtroppo devo sintetizzare perché non so neanche quant'è che sto parlando. Però, vabbè ragazzi. Però te, Vrex, tu parli, dici tante cose belle, però spesso nei video ti sentiamo dire le stesse cose che dice Zeb. Quelle sono citazioni, nel senso, ogni tanto ci stappo, soprattutto se io sparo un nemico, questo trapassa la parete, rimane appeso con la gamba e dico oddio penzola ciondola, e quello ci sta come battuta. Però dovete anche considerare una cosa, questo lo dico più che altro per difendere me stesso da certe accuse, mazza come scura l'immagine. Io e Zeb siamo entrambi toscani, i modi di dire sono quelli, cioè sì, e lo diceva anche la mia nonna fin da quando sono nato. Poi che voi avete sentito che voi siete fan del Nido di Cuculo, che quelli manca effettivamente la C, quello è un altro dialetto livornese, e quindi è riprova di tutte le persone che pensano che non esistano così tanti dialetti in Toscana. Adesso sapete che non è così, in Toscana esistono tanti dialetti. Cioè, una delle cose che mi fa ridere, ma ridere non nel senso ridere comico, ridere di piacere, ma mi fa ridere dalla tristezza che fa, e scusate l'immagine è un po' scura, ecco la metto così, sono per esempio certi youtuber che bestemmiano durante i video, no? Ok, a prescindere che a me le bestemmie danno veramente fastidio, ma non c'entra niente il fatto che io sia credente o meno, cioè non è quello il punto. Il punto è una questione di rispetto e di educazione. Per esempio, una persona non credente, no? Si sente autorizzata a bestemmiare, ok? Però, se valuti anche il contesto, per esempio, vai in chiesa quando c'è il momento della funzione e ti metti a bestemmiare come un turco, c'è qualcosa che non ti funziona nel capo, ok? Ora, ci sono però certe persone come me, per esempio, che reputano moralmente scorretto bestemmiare nei video, soprattutto per rispetto alle persone che seguono, e potrebbero seguirmi anche, e che mi seguono anche dei minorenni. Poi ci sono persone che non gliene frega proprio niente, hanno la moralità sotto i piedi e bestemmiano come un turco, e fanno like, visualizzazioni, iscritti a miliardi, come se è possibile, non lo so. E poi dicono, oh, ma se questo ragazzino ha iniziato a bestemmiare, cioè quanti bambini nel mondo bestemmiano? Non è certo colpa mia, non è mia responsabilità impedire a un bambino di bestemmiare. Cioè, quello ci devono pensare i genitori, capito? Ragazzi, ho voluto tirare fuori questo esempio perché questa tipologia di youtuber è una trappola per voi, che per voi persone un po' malleabili, passatemi il termine. Ci sono delle persone che purtroppo non hanno un carattere forte e si lasciano, come posso dire, condizionare. Questo perché molti, poi quando tu lo racconti, ti dicono, ma questo è una cosa estrema, no? Cioè, un episodio estremo, queste cose non capitano. No, non capitano mai. Basta aprire, non so, Google e leggere notizie del giorno. Succedono cose anche molto peggiori di questa. Quindi, se non vi volete trovare in queste situazioni, mannaggia il cazzo, dovete ragionare con la vostra testa. Il cervello ce l'avete, vi funziona, fatelo funzionare in modo giusto. E mi sono rotto le scatole di ripeterlo, perché tanto l'antifono l'avete capita.